detto questo, veniamo alla seconda parte. Il ruolo del cuore immacolato di Maria oggi, nel tempo di oggi. Nel primo millennio non sembra ci sia un particolare messaggio. Nel secondo millennio sì. Il 13 luglio del 1917 la Madonna appare a Fatima, a tre bambini, e fa vedere l'inferno. Da questa visione i bambini ne furono scioccati. La loro vita cambiò. Ma quello che ci interessa è che il 13 luglio del 1917 la Madonna parla due volte del cuore immacolato, del suo cuore, e dice: per impedire ciò, parla della guerra, siamo nel 1917, prima guerra mondiale, tornerò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi cinque sabati del mese. Una, prima volta, consacrazione della Russia al cuore immacolato. Nella stessa rivelazione, pochi minuti dopo, dice: se non faranno questo, eccetera, eccetera, ci saranno delle persecuzioni, le nazioni saranno annientate, ci saranno dei castighi, infine il mio cuore immacolato trionferà. Uè, non scherziamo, ci sono due nozioni sul cuore immacolato. Non dice Dio trionferà, non dice il cuore sacro di Gesù trionferà, dice il mio cuore immacolato trionferà. Quando dice tornerò a chiedere la consacrazione, la Madonna torna, lo sapete che è tornata, no? Fatima non è mica finita. La Madonna torna da Lucia nel 1929, quando Lucia è una novizia delle suore Doroteo. La Madonna appare a Lucia, leggo testualmente quello che scrive Lucia. La Madonna nel 1929 dice a Lucia queste parole: è arrivato il momento in cui Dio chiede che il Santo Padre faccia in unione con tutti i vescovi del mondo la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato, promettendo di salvarla con questo mezzo, salvare la Russia con questo mezzo. Sono tante le anime che la giustizia di Dio condanna per i peccati commessi contro di me, che vengo a chiedere la riparazione. Tu sacrificati per questa intenzione e prega. Questa consacrazione alla Russia del cuore immacolato di Maria, cioè al cuore immacolato di Maria, è stata fatta sì o no? Le condizioni che la Vergine chiede sono due: che si consacri la Russia e che venga fatta in unione con tutto il Papa e in unione con tutti i vescovi del mondo. Da quel momento di consacrazioni alla Russia, o meglio, di consacrazioni della similari, ne sono state fatte sette. Due da Pio XII, una da Paolo VI dopo il Concilio, tre da Giovanni Paolo II, una dall'attuale Papa Francesco. Purtroppo in nessuna delle sette è stata, come dire, adempiuta tutte e due le funzioni. Né la nomina della Russia, a volte è stata nominata la Russia ma non con tutti i vescovi, a volte è stata chiesta a tutti i vescovi ma non è stata menzionata la Russia, a volte è stata fatta una consacrazione generica né senza nominare la Russia né con il consenso dei vescovi. Sappiate che se mi fanno Papa può succedere. Bene, la prima cosa che faccio il giorno dopo, scrivo una lettera a tutti i vescovi del mondo, sono Papa, scusino, e dico: domattina alle ore 8 ognuno scende in cattedrale e reciti questa formula. La scrivo io la scrivo. E citate? Ci vuol tanto fare una roba del genere? La paura c'è.
Non è detto che debba essere fatto in forma solenne, in piazza, con telecamera, con 1 milione di auditori. La Madonna non dice mica questo. Bene, se succederà sarà un po' difficile, perché è un po' complicata la situazione. Ma facciamoci un'altra domanda. Perché la Russia? Ve lo siete chiesti? Perché la Madonna non chiede la consacrazione della Svezia, della Finlandia, dell'Andorra, la Russia? Ma io ci ho provato a pensare e mi sono fatto questa risposta. Perché la Russia è la terra del monachesimo, è una terra di penitenza ed è una terra di pietà. È una terra dove c'è un cristianesimo liturgico, tutto rivolto a Dio, che conosce il linguaggio della redenzione, non delle opere, anche delle opere, ma soprattutto questo volto rivolto a Dio, più di quanto non lo conosciamo noi. Ma soprattutto, sapete cosa vuol dire consacrare? Lo sapete o no? Consacrare vuol dire rendere sacro. Cioè la Madonna chiede una cosa incredibile. Facciamo un esempio sulla liturgia. Quando io consacro un calice, e regalano al vostro parroco un calice, non può essere usato subito, deve essere prima consacrato. C'è una formula precisa in cui il sacerdote mette il calice sull'altare e dice una preghiera. E da quel momento il calice è consacrato. Questo vuol dire che è tutto dedicato alla funzione liturgica, ci si mette il vino che diventerà sangue di Cristo. Non posso usare un calice consacrato per bere la birra, va bene? Non posso prendere il calice, portarlo in casa e metterci l'acqua e bere o usare per altre cose. È consacrato. Un altare, prima di essere usato, viene consacrato e deve usare e si usa solo per Dio. Una chiesa viene consacrata e quella chiesa serve per l'uso sacro liturgico. Bene, la Madonna dice di rendere sacro un popolo. Cioè vuol dire che quel popolo, dopo la consacrazione, è tutto dedicato a Dio. È un popolo che non può essere usato se non altro per uno scopo che Dio dà a questo popolo. Viene quasi a dire una funzione messianica. Questa parola la dico sottovoce perché c'è un solo Messia, Gesù Cristo, che viene inviato, e poi è un po', come si può dire, un po' svalutata sta parola. Ma è un popolo che ha una funzione consacrata a Dio, specifica, che lo sappia o che non lo sappia. È quasi da dire che lo voglia o che non lo voglia. Rendere sacro vuol dire rendere totalmente disponibile a Dio, una nazione tutta intera. Cioè significa far convergere su quel popolo tutta la grazia di Dio. Non per sé, ma per il mondo. Non perché quel popolo abbia una gloria particolare, ma una funzione per il mondo. Allora mi sono chiesto, perché la Russia deve avere questa funzione? Forse una risposta può essere questa, e la dico a voi di Lugo, è la mia prima riflessione, la prima volta che la dico, ma questa è farina del mio sacco, poi magari voi mi dite, ma cosa stai dicendo? Ma secondo me la Russia viene chiesta di consacrazione perché ha resistito a 70 anni di ateismo, come posso dire, insegnato, propagato, ha resistito sotterraneamente, la fede è stata trasmessa, per cui dalla vittoria su questo comunismo ateo può partire la vittoria per il mondo intero. Cioè se ce l'hanno fatta loro, che hanno resistito a un assalto terribile, guardate, terribile del demonio, che voleva spacciare via ogni riferimento al cristianesimo, a Gesù Cristo, ma questo è rimasto, ebbene se questa ceppo di popolo resistente ce l'ha fatta, proprio da lì dove è stato combattuto e hanno vinto, ha vinto Gesù Cristo sull'ateismo, proprio questo popolo consacrato può essere lezione al mondo intero.
C'è una bella lettera, questa è inedita, vi do uno scoop, number one, che Lucia scrive al suo confessore nella sua biografia che è appena uscita, in cui Lucia ci domanda come mai deve essere consacrata la Russia al cuore immacolato di nostro Signore, e ha una risposta da parte di Gesù Cristo in persona. La volete sentire? Qui la parola di Gesù Cristo, se è vero, se non si è sognata tutto. Lucia dice al proprio confessore, lettera del 18 maggio 1936, a padre Gonsalves. Caro padre, ultimamente ho parlato con nostro Signore, beata lei, ho parlato con Gesù su questo argomento. Gli ho domandato perché non convertiva la Russia, anche se Sua Santità non faceva la consacrazione. Mi piace Lucia, rimasta pastorella, dice, senti Gesù, ma qui i papi non consacrano la Russia, non puoi farlo tu? No, bellissimo, dice, ma pensaci tu, perché tutte queste mediazioni qui non funzionano. Guardate che Lucia dal 1917 fino al 2006, quando è morta, mi ricordo, non ha fatto altro che scrivere lettere in ginocchio ai papi di dire consacrate alla Russia, consacrate alla Russia. A un certo punto è stata silenziata, è arrivato il decreto Santa Sede a dire che Lucia non può parlare con nessuno, perché continuava a scrivere queste robe. Bene, Lucia dice, ho parlato con nostro Signore, perché non convertiva la Russia lui, senza, anche se Sua Santità non la faceva. Risposta di Gesù, perché voglio che tutta la mia Chiesa riconosca questa consacrazione come un trionfo del cuore immacolato di Maria, per estendere il culto e mettere a fianco della devozione del mio cuore divino la devozione al cuore immacolato di Maria. Attenzione, si ritorna sul Calvario, i due cuori, occhio! Gesù vuole che sia riconosciuto che cosa? Questo che vi sto dicendo, il ruolo della Vergine Maria. Ma Lucia, che non era contenta di questa risposta, ribatte: ma mio Dio, il Santo Padre non mi crederà se voi stesso non lo muovete con un'ispirazione speciale. Cioè, Lucia è tosta, dice: ma sì, voi dite bene, ma è il Papa qui, se voi non gli date un'illuminazione particolare. Risposta di Gesù: il Santo Padre, punto esclamativo, prega molto per il Santo Padre, lui la farà, ma sarà tardi. Eppure il cuore immacolato di Maria deve salvare la Russia, è affidata a lei. Gesù non c'entra da fare, e Gesù risponde e dice deve farla, mi spiace cara Lucia, ma questo è quanto. Ma però è interessante notare la risposta del Signore che dà Lucia e dice: perché deve essere consacrata la Vergine Maria? Perché voglio unire i due cuori. Si ritorna al Calvario, cuore di Gesù, cuore di Maria, quindi trionfo della divina misericordia. La Madonna nel 17 aveva detto: la Russia spargerà i suoi errori nel comunismo. Ma io voglio fare anche una correzione. Oggi gli errori li sta spargendo l'Occidente. Più che errori io li chiamo orrori. Orrori. E non sto a fare la scadenza, perché è una scaletta drammatica. Tutti i valori immorali proposti come valori dalla unione delle coppie omosessuali, manipolazioni genetiche, clonazioni, gender, tutto, che vengono fuori tutti i giorni dall'Occidente questo. Chi salverà questo Occidente? Chi salverà questo spirito che veramente sta dilagando? La risposta di Fatima, del cuore immacolato, è questo: salverà questo Occidente la Russia e la misericordia di Dio. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Questa salvezza ci viene dalla consacrazione della Russia.
Nell'ottobre del 1917, cioè l'ultima scena, l'ultima apparizione, la sapete, quella del sole, no? Che balla. I fanciulli, però, mentre il sole balla per aria, vedono tre scene, lo sapete o no questo? I bambini non videro il sole che girava, i bambini guardarono in cielo e videro tre scene. Nella prima, la Sacra Famiglia. Lo sapevate questo o no? No, lo dico io. Videro Gesù, Giuseppe e Maria. Poi domani vi dirò che cosa fece Giuseppe in questa prima visione. Scrive poi Lucia. Scomparsa questa visione, ne successe un'altra. Vedemmo Gesù alla destra del sole, vestito di rosso, e la sua Madre Santissima nell'aspetto della Madonna addolorata. È là nella statua. Vedemmo la Madonna nell'aspetto di addolorata, cioè siamo sempre lì, la scena del Calvario, il cuore immacolato di Maria spezzato dalla visione e dal grido. Vestita di violaceo, ma come questo? Non so se Don Gabriele l'ha presa dalla visione di Fatima. Vestita di violaceo, il Divin Redentore che mandava la sua benedizione. Bene, questa è l'ultima visione, Maria ai piedi della croce. Ecco allora Gesù e Maria, legati in modo definitivo per la salvezza di questo mondo. La misericordia che sbalza dal cuore immacolato di Maria su un mondo penitente. Ed è interessante notare che mentre i bambini vedevano la Madonna addolorata in cielo, siccome la gente pensava che il sole cadesse sulla terra, si erano messi tutti in ginocchio chiedendo pietà di me, cioè c'era un popolo penitente, un popolo impaurito, un popolo che pensava che stesse per morire. È una scena apocalittica, ma direi escatologica. La misericordia dilaga, ma su un mondo penitente, perché se dilaga su un mondo, quello il nostro occidentale di adesso, scivola via come l'olio sull'acqua. Può venire, ma di fatto viene, ma nessuno l'accoglie. Ecco il ruolo della Russia, ma io non vedo l'ora di diventare Papa, non vedo l'ora, magari. Bene, allora occorre in questo modo consacrare la Russia. Se si consacra la Russia, qualcosa succederà. Voi sapete che quando volevano fare la consacrazione della Russia, una delle obiezioni che fu fatte all'epoca di Paolo VI fu questa: ma se noi consacriamo la Russia, chissà cosa dicono i patriarchi russi ortodossi, che il Papa a Roma fa una consacrazione senza, ci possono essere degli incidenti diplomatici. Dissero questo, no? Siccome c'è un dialogo. Ma la Madonna non chiese di chiedere il permesso ai patriarchi russi, lo chiese forse no. Disse: voi consacrate la Russia, il Papa consacri la Russia. Ma poi oltretutto, se il Papa consacra la Russia domattina nella sua cappella, credete che venga domani, dopodomani, il patriarca di Mosca a dire: come hai osato, cosa hai fatto, disgraziato, perché hai consacrato la Russia? Ma no, non credo. Ma scusate, io posso consacrare l'intera Romagna domattina qui dalla cappella, dalla chiesa. Forse viene il sindaco di Lugo a dire: come osi consacrare la Romagna? E ne frega bene al sindaco di Lugo. Cioè, io posso farlo, un atto per cui io consacro la Russia. Da quel momento io non faccio altro che fare delle consacrazioni. Se la Madonna ha detto: la consacrazione della Russia porta al mondo intero l'anno della misericordia col mio cuore immacolato che trionferà e quindi sarà la fine di tutti questi disastri che succedono, vabbè, qualcosa succede. Allora io mi sono detto: ma io posso consacrare la mia parrocchia, io posso consacrare, anche senza che loro lo sappiano, io posso consacrare la mia famiglia, io posso consacrare la mia comunità. Mi sono messo a fare delle gran consacrazioni, nessuno sa niente, me le faccio io e dico: guarda, io consacro la comunità al cuore immacolato di Maria. C'è un librettino lì che è messo in vendita, azzurro, con tutte le consacrazioni al cuore immacolato di Maria, compratelo, costa 2 euro, quello che è, azzurro, piccolino, consacrazione della famiglia, consacrazione dell'ufficio, al cuore immacolato, consacrazione della persona, consacrazione di quello che volete. Beh, il Papa per ora non lo fa, ma io posso farlo nel mio piccolo. Perché non lo facciamo? Qualcosa succederà, ha detto la Madonna.
finiamo la nostra conversazione dicendo: va bene, questo è il Papa, ma siccome nessuno di noi è Papa, io cosa posso fare? Bene, la lezione ce la danno tre maestri, tre professori di teologia, diplomati alla Gregoriana, molto bravi. Uno si chiama Francesco, uno si chiama Giacinta, uno si chiama Lucia. Conoscete? Sono dei docenti di teologia straordinari. Quando la Madonna fece tutti questi discorsi della Russia e della non Russia, chiese loro di vivere la penitenza, loro non sapevano neanche che la Russia fosse una nazione, tant'è che Lucia il giorno dopo disse a Giacinta: bisogna pregare per la signora Russia che si converta. Pensava fosse una donna, una Russia, la signora Russia, poverina, quando la Russia si convertirà verrà la pace nel mondo. Allora, preghiamo per la Russia. Dopo le dissero che no, non era una signora di Portogallo, ma era una nazione. Questo per dire come i bambini non portarono il messaggio, ma il messaggio li superava. La Madonna disse a questi bambini: per vivere questa consacrazione dovete offrirvi voi stessi a sconto dei peccati con tutti i vostri sacrifici. La prima cosa che la Madonna chiede il 13 maggio 1917, prima ancora di parlare della consacrazione, dice: volete, cosa dice? Aspetta che lo devo citare a memoria. Volete accogliere tutte le sofferenze che Dio vorrà mandarvi in remissione dei peccati e per la conversione dei poveri peccatori? Cosa dicono i bambini? Sì, lo vogliamo. Chissà cosa capirono. Ma capirono, perché poi cominciarono a fare delle penitenze. Queste penitenze le fecero fino alla morte. Giacinta visse un anno e pochi mesi, Francesco morì prima, visse un anno e pochi mesi, Giacinta visse quasi 2 anni, Lucia visse a lungo, ma questi bambini in questi pochi mesi di vita non fecero altro che fare delle penitenze una dopo l'altra, perché avevano capito che attraverso le penitenze il Signore salva il mondo, cioè salva gli uomini. Giacinta, che era un tosta Giacinta, c'è una bella foto qui nel corridoio se volete vederla, ha un carattere più mascolino del fratello Francesco. Francesco era molto delicato, un ragazzino molto delicato. Giacinta a 6 anni era un generale di corpo d'armata che quando soffriva molto perché era stato operato e aveva fatto un buco nel fianco, voi sapete quando era a Lisbona si metteva sul fianco col buco sotto, la ferita, per cui soffriva molto, arrivava la suora, dice: ma cosa fai? E la girava dal fianco sano, andava via la suora, si rigirava sul fianco malato perché voleva soffrire per Gesù, e una sera disse: Gesù, tu oggi sei molto contento. Non una domanda, affermativo. Tu oggi sei molto contento, perché io ho sofferto molto. E lei aveva la percezione che questa sofferenza avrebbe tirato su dall'inferno, o meglio, dal pericolo della dannazione, diversi peccatori. Allora Gesù è contento quando i peccatori si salvano. Da quel momento, 1917, nasce, ma nasce perché la sappiamo noi, una squadra di bambini santi, santi. Qui dovrei fare un'altra conversazione, ma vado avanti fino a mezzanotte, tipo Santa Scolastica e San Benedetto. Mi sono fatto una meditazione sulla santità dei bambini, mi sono andato a prendere tutti i bambini santi di questo tempo, strepitoso di come dei bambini vanno verso la morte con la consapevolezza che offrono la loro vita al Signore, ma quanti, sia nel martirio, sia nella morte per malattia, ai giorni d'oggi, tanti bambini soffrono e offrono per la salvezza dei peccatori. La santità dei bambini è assolutamente recettiva al messaggio del cuore immacolato di Maria, molto più di quella degli adulti, tant'è che anche negli adulti, ma sì, il cuore immacolato di Maria è una devozione, devozioncella, uguale alle altre devozioni, come, che ne so, la devozione a San Pasquale Bailon, non so, ecco, viene messa su questi livelli qui, o addirittura viene anche disprezzata o derisa. I bambini invece la capiscono. Un altro che la capì in un modo strepitoso, un santo adulto di questo tempo, San Massimiliano, Maria colbe
leggete le sue lettere, è un vero fanatico dell'Immacolata. Fanatico, non fa altro che dire nell'Immacolata dobbiamo fare. Arrivò un giorno a scrivere questa lettera al fratello, che era frate pure lui: tutto posso in colei che mi dà forza. Parafrasando San Paolo, che nella lettera, mi sembra Filippesi, dice: tutto posso in colui che mi dà forza. Massimiliano Kolbe dice: tutto posso in colei che mi dà forza. Fondò un ordine che si chiamava, nel giornalino si chiamava, il Cavaliere dell'Immacolata. E come finì la sua vita Massimiliano Kolbe? Nella pietà, nel dono di sé, nella misericordia effusa. Attenzione, un fanatico dell'Immacolata effuse la sua misericordia che aveva dentro di sé, tutta recepita dalla Madonna, su quei 10 uomini che morivano con lui nel bunker della fame. Conoscete la morte di Kolbe? Una morte infamante, povero Kolbe, erano tutti nudi, anche Kolbe. Adesso nei quadri gli mettono il vestito per la decenza. Ma pensate questa morte, questi uomini nudi, scheletriti, che morivano, quindi gli tolgono anche la dignità di una veste, del pudore, messi lì, e lui con questa pietà, con questi occhi pieni di misericordia, era strapieno della misericordia di Dio, perché in quel frangente non era possibile reggere, la effonde sui suoi compagni che non credevano nulla e cominciano a dire il rosario, Ave Maria, Santa Maria, cominciano a cantare i salmi. Una morte così non si era mai vista, non si era mai vista, ma c'era Massimiliano Kolbe, il Cavaliere dell'Immacolata. Bene, concludo perché sono le 10, ho sconfinato di 10 minuti, vero? Avrete pazienza, ma questo tema a me prende molto, perché noi abbiamo un ruolo molto preciso. Prima ho parlato di papi, di contropapi, lasciamo che facciano il loro dovere, preghiamo che lo facciano, ma noi possiamo fare qualcosa, non possiamo solo dire questo. Cosa possiamo fare? Come il Cavaliere dell'Immacolata, credere in questa missione, anticipare questa missione che deve compiere la Russia, se deve compierla, ma la compierà, lo dice il Signore Lucia, offrendo al Signore tutti i nostri, le nostre penitenze, i nostri sacrifici, come i pastorelli di Fatima, alla loro scuola, offrendo la nostra vita al Signore per il trionfo del cuore immacolato, che non vedo l'ora che venga, anzi se viene, prima viene meglio è. Cosa dite? Volete consegnare i vostri figli, i vostri nipoti, questo mondo che è veramente disgregato? No, io voglio consegnare ai miei figli, non ne ho, per maltiamo i figli in senso spirituale, i miei figli e nipoti, un mondo dove c'è il trionfo del cuore immacolato di Maria, cioè un mondo dove questi rapporti sono risanati e sono salvati. E se viene domattina anche una bomba atomica su Lugo, ma vengano, scusate, allora dico su di me, va bene, venga su di me, ma venga, 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 quello che devi fare fallo presto, disse Gesù a Giuda Iscariota, lo diciamo anche noi, se deve venire una purificazione anche dolorosa, ma venga, perché io do ai miei figli e ai miei nipoti un mondo del trionfo del cuore immacolato di Maria, promesso 100 anni fa dalla Vergine Maria ai pastorelli di Fatima. Questo è quello che noi vogliamo e desideriamo, e possiamo fare molto, anticipare, offrendo la nostra vita e tutti i nostri sacrifici volentieri a Gesù, come hanno fatto i nostri maestri, i 3 pastorelli di Fatima.